Piano veloce! Piano, piano, veloce, veloce, veloce! Piano, 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 veloce! No, no, così veloce, Pluto! Piano, veloce! Ragazze! Mamma, sì, mamma! Cosa fate? Stiamo giocando! A cosa? Stiamo facendo la bicicletta, mamma! Guarda! Abbiamo inventato un nuovo gioco! Piano, piano, veloce! Ti piace? Auri? Sì? Ho per voi... No, dai! Una challenge! Bene, che bella notizia! La fa lei a posto mio! Ludo, tirati su! Tirati su! Tiratevi su tutte e due! No, mamma! Che ho una challenge per voi! Una bellissima challenge! Mamma, non una challenge così! Sei pronta per affrontare una super challenge? Mamma, secondo me è in casa bellissima! No, la challenge non è in casa, cara Lulu, ma è fuori casa. Io sono disperata. Allora, mamma, deve essere facile la challenge, ok? Perché sennò io non faccio niente. Dai, su, spara. Allora, vediamo un po' se indovinate. Allora, di che challenge si fuori, tratta? Fuori, mamma, fuori. Fuori casa. Prendi le cose da bendato. No, no, sbagliato. Chi compra più cose vince. Dai, dai, mettilo. No, 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 no. Compra tutto quello che riesci sulle mani. No, sbagliato. Chi cucina il piatto migliore vince? No. Mamma, 24 ore con i macchini fuori? No, ma ci sei vicina. La challenge di oggi è... Rullo di tamburi! Chi riesce a fare più shopping con i pattini in soli 30 minuti vince! Oh no! Sì. Ma anche da bendato? No, senza benda. Così almeno possiamo vedere. È una challenge molto facile per me, poi non so per te, Ludovica. Almeno ora possiamo vedere quello che compriamo. Ma, mamma, ma, come dire, dovremmo collaborare oppure è diviso? No, siete avversarie. Perché chi riesce a fare più shopping vince. Quindi non mi parlare, fine e dopo. Col carrello. Senza carrello. Ma in quale negozio andremo? Vedremo. Siete pronte? Accettate questa challenge oppure no? Sì, perché noi non ci arrendiamo mai! Noi siamo gli unicorni grandi. Pugno e abbraccione. Quindi siamo prontissime, vero Lulu? Bene, bene, bene. 3, 2, 1, go! Ragazzi, avete già acquistato i nostri libri? Beh, se non l'avete ancora fatto, fatelo assolutamente. Li potete trovare su Amazon e nelle migliori librerie d'Italia. Un bacio! Fatelo tutti, mi raccomando. Ciao, ciao! Ludo, calma, ok? Io vedo, viene visto? Si è spenta anche la luce. Iniziamo bene questo challenge, devo dire. Ludo, ragazzi, se volete andare sui pattini, scriveteci oggi nei commenti, scrivete se può scendere. Io me lo sento cado addosso alle persone, ragazzi. Anch'io. Direi, non siamo nemmeno a metà delle scale. Forza. Questo non è il caso di andare di Zara con i pattini. Mamma, andiamo di qua, mamma, ho già visto le cose bellissime. Andiamo su. Ludo, vogliamo andare nel reparto dei bambini? Sì.
le scale mobili. Allora, calmati. Siamo riusciti, ragazzi. Ci siamo. Vediamo un po'. Ragazzi, io adoro fare shopping, vi giuro. Vuoi farmi cadere? Riuscirà a prendere più articoli senza farli cadere a terra, vincerà. Allora mamma, io ho già trovato qualcosa che mi interessa. Vediamo, vediamo. Ah, questo che carino. Ti ricordo che avete solo 30 minuti a disposizione, che sono partiti da quando siamo scesi di casa. Direi ottimo, quindi adesso ne avremo 10. E non potete utilizzare carrelli, né sacchetti, né niente, solo le vostre però mani. Però io qua non posso prendere niente. C'è il reparto dei bimbi, andiamo. Andiamo. Eccolo l'ascensore. Questo si prende. Vediamo la mia taglia, che è la M. O la S, mamma, M. Il primo quindi era destinato ad essere mio. Perfetto, questo ho preso. Auri, guarda che vincerò io. Intanto, non so se hai visto, ma qui qualcuno ha già qualcosa in mano, eh. Allora, questo dai, è la mia taglia M, ve l'ho detto ragazzi. Non fanno a caso mio, è molto carina, semmai questa li comprerò per mia nonna. Bene. Allora, devo dire che non è molto semplice fare shopping con i pattini, perché non è molto facile. Però, dai, ce la stiamo facendo. Sta arrivando Ludovica e... ok. Questo vuol dire che è molto bello. Ma che pantalone! Che bella! No, no, no. Scherzo, non mi piace. Amica, ciao! Io vado nel reparto dei bambini. Ciao! Ce la faccio! Vediamo, vediamo cosa hai visto. Su, su, che devi fare più shopping di Aurora. Una cosa da... Mamma, la voglio. Però devo trovare la mia taglia. Anzi, no, non la voglio. Piacere, come ti piace? Sì, ma non c'è io. Vabbè, andiamo. Andiamo a trovare qualcosa che mi piace. Il tempo scorre, eh? Ludo, vi ricordo, chi riesce a fare più shopping vince, quindi ti consiglio di muoverti perché il tempo scorre. Vieni qua, maglietta. Ah, no.
bellissima. Attenta a non cadere, Ludo. Wow, cos'è? Che bella felpina. 8, mamma. Auri, non spiare Ludovica, non spiare quanti oggetti è riuscita a prendere fino ad ora. Pensa al tuo shopping. Guarda. Bella. Mamma, dove si vede? Come si chiama? La taglia? Devi trovare taglia 8 anni. Dove si vede? Qui si vede, guarda. Qui. C'è scritto qui. Io prendo questa. Ludo, affrettati perché Aurora ha già un bel po' di cosine in mano. Quante ne hai, Auri? Una, due, tre, quattro. Ludo, affrettati. Mamma, prendo questa. Ok, ne hai solo uno? Fino ad ora? Due cose. Bene. Vabbè, mamma, e siamo questo... a due. Attenta. Vediamo, vediamo, Ludo. Cosa hai trovato? Wow, che bello questo di Stitch. Allora, voi dovete sapere che io amo. Davvero? Sì, è già tutto. Sto sudando. Ludo, attenzione perché le mani si stanno riempendo, Lo so. Una delle mie scarpette preferite. Che l'ho anche perso. Ah! Basta! È arrivato il momento del sviato segreto dell'esercito degli unicorni. E oggi chi dobbiamo salutare, Lulu? Viola e Lola. Vi mandiamo un grossissimo bacione. Mi raccomando, non arrendetevi mai. E Lulu? E se vuoi essere salutato in un nostro video, che bello sarà iscriverti al nostro canale e attivare la campanellina Lingon. E noi vi saluteremo nel diario del terzo video. Esatto, vi scriveremo e poi vi saluteremo, vero Lulu? Vi lasciamo il video. Cosa hai fatto? Ecco qua, sono riuscita a staccarlo. Continuiamo il nostro shopping. Ludo, guarda che tutto quello che fai cadere lo devi mettere via, Mamma, ho trovato una cosa bellissima! Il cerchietto? Bellissimo! A quanti articoli sei? Guarda che il tempo sta scadendo. Presto, presto, presto. Aurora, dov'è finita Aurora? 1, 2, 3, 4. 4 articoli fino ad ora? Mamma, io cado. Ragazzi, devo assolutamente prendere più articoli di Ludovica. Vediamo se trovo delle scarpe, non quelle di prima, ma altre più belle. Ciao, fica. Non picchiare, vai via, mamma. Vediamo, vediamo. Prendo questa. Che carina, questa collanina. E questa. Wow. Mamma. Ludo, ma quante cose hai preso? Mi sa che stai vincendo, Sono a 7 cose. Ma se ti cade qualcosa lo devi posare, Mamma, io ti ricordo. Ecco, come non detto. Questo l'hai perso, mi dispiace. Non puoi più prenderlo. Ecco, fai attenzione perché già hai perso questo qui. Allora sono a 6. Però vedi allora. Mamma, io mi sto rompendo il codice. Ho trovato una maglietta. Ecco, hai perso un altro pezzo, Ludo. Tu non capire che sei il mio preferito. Ma questa? No! Pesantissima! Ludo! Ma cosa combini? Ti cade tutto! Ludo, che combini? Ludo! Sono più ad Aurora! Carino! Se riuscite a mettere una francese. Mamma, guarda quante cose. Oh, oh.
vediamo le uniche cose che tieni tra le mani quali sono? Il cerchietto è questo, zaino. Guarda, sei stata fortunata che il cerchietto ti è caduto sulle gambe, altrimenti perdevi anche quello. Tutto questo che ti è caduto devi lasciarlo. Meno male, no, questi, se no rimanevo a zero. Mi dispiace Ludo, hai perso tutto. Tu hai per ora 2 articoli, mi dispiace. Ok, vediamo che cosa ho accumulato. Allora, questa magliettina super fashion e siamo a 1. Poi, quest'altra magliettina super fashion e siamo a 2. Madonna ragazzi, pensavo che... Vedi di non far cadere niente, eh? Questo maglioncino super cute, ne siamo a 3. Ok, e siamo a 4. Questo crotto. Ok, votate intanto, unicornini, qual è la magliettina che più vi piace, la 1, la 2, la 3 o la 4? Intanto muoviti perché il tempo scorre. Mamma, è la sfida più complicata di sempre. Adesso ho perso tutto. Ok. 3 gradini. 1 gradino. E 0 gradini. Ok. Ho trovato la quinta cosa. Ovvero questi? No, questi. Questi. Vediamo. Vi faccio vedere la taglia. Dov'è la taglia? Scusate. 38. Io porto 39, non 38. Vediamo se quelli là sono 38. 40, questi sono decisamente molto meglio. Così me li conservo anche per l'anno prossimo. Bene. E questo giubbottino molto carino, dai! Poi non farò shopping per il resto della mia vita, adesso prendiamo tutto quello che faccio. Questo. Ragazzi, che ve l'ho detto, sta tutto per me. Guardate qui quanto era carina questa magliettina. Persa, mi dispiace. Persa. Io la cercavo da tanto. Tieni, la vuoi? No, mi dispiace, non puoi. È quella la prima cosa che ho trovato. E anche questo è andato, mi dispiace. Prendiamoli e posiamoli. Dici addio ai tuoi articoli, Aure. Ci vediamo domani mi vengo a prendere. Dai, tu me lo prometto, io me lo prometto, piccolini. Vabbè, arrivederci, tanto... Vabbè, non fa niente, tanto io ho un sacco di cose. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Mani alzate. Vediamo cosa avete preso. Tu, Ludo, cosa sei riuscita a prendere? Un zaino di Stitch. Poi? E un cerchietto a gatto molto veloce. E basta? Amore! Quindi hai preso 2 cose. Vediamo, Auri, facci vedere il tuo shopping. Ma li può
posso mettere per terra, vero? Sì, adesso sì, è finito. Non vuoi fregarmi? No, no, è finita la challenge, puoi appoggiarli. Sicura? Sì, sì. Vabbè, ormai è tanto caduto. Ok. Vediamo, vediamo, vediamo un po' quante cose hai preso. Questo. Ed è un bello questo giubinetto. E siamo a uno. Poi. Ah, questa sei riuscita a prenderla, carina. Poi. E qui. Mamma. Che c'è? Ma manca qua. Ah, sì. Le ho perse. Ne hai fatte cadere tante di cose. E questo. Che carina. E poi siamo a tre. Questi. E quattro. Aiuto, mamma. Mamma, aiuto. Quattro articoli per Aurora, brava Aurora! Direi che ho decisamente vinto questa challenge. Brava! Luli! E tu solo due articoli sei riuscita a prendere? Hai fatto così poco shopping! Solo due cose hai preso! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto la challenge! No, dammi! Ho vinto! Ho vinto! Sono la maestra del shopping! Yeah, yeah. Oh. Ma che maestra dello shopping! Mica.